Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Siamo tornati con Bloodman proprio nel punto in cui ci siamo salutati nelle ultime puntate, perché effettivamente è qualche puntata che siamo rimasti qui in questa zona. Ma oggi andiamo a esplorare quella parte di mappa, comunque tutta quella parte del castello di questa Yargul, il villaggio invisibile, che non abbiamo fatto nella scorsa puntata. Se vi ricordate, abbiamo sconfitto la bestia di Parl, perché non so perché dico sempre Paral, rivedendo i video. E in più ragazzi abbiamo sconfitto quei tre cacciatori che ci davano il tormento. Ma adesso dobbiamo andare nella piazza, quella piazza che ho abilmente, non so, ma sicuramente ragazzi mi son dato anche la prima volta in cui siamo capitati in questa zona. Ci sono questi mossi che sembrano teschi, in più gente che... no, che non dobbiamo toccare perché sennò ci toglie l'energia. Insomma ragazzi, facciamo questo punto al meglio possibile, anche perché credo che siamo vicini alla fine del gioco. Penso, almeno nel gioco, non dico rushato, però sicuramente giocato evitando tutte le quest secondarie, tutte, anche le belve, le prede, la caccia di belve secondarie, che il mio italiano è già andato e ho iniziato neanche da 2 minuti. Comunque, qui... ah, questo è lo shortcut che ci riporta direttamente alla lanterna, perfetto. Quindi se moriremo riprenderemo da qui. Là c'è tipo un... non so, un tetto. Sì, qua ragazzi c'è sto tizio con la spada e un vecchiaccio con la pistola. Tra l'altro lì è possibile no, è andato giù, devo tirare allora la leva. Tra l'altro lì ragazzi c'è tipo un tizio a terra e vicino ci dropperà il tipo un elmo, in realtà inutile, proprio inutile, però comunque è un elmo, non l'ho mai usato, un momento ruttino per me. Insomma ragazzi, andiamo a fare questa zona della mappa. Stiamo molto attenti perché qui menano forte questi nemici, soprattutto cerchiamo di eliminare quella strega che fa respawnare questi nemici. Allora, ho letto sotto ai vostri, insomma, commenti, tanti suggerimenti, tante cose interessanti, e qualcuno mi ha spoilerato che in realtà quei mostri giganti che vediamo attaccati ai muri in realtà sono quell'amigdala, quel nemico che appunto non voglio affrontare. Spero che sia secondario, in modo tale da non doverlo affrontare. Guardate questi schifosi, non lo so, io gli tiro una bomba con il mio cannone. No dai, sei stupido Ettore. Li hai attirati a te e non gli hai manco fatto danno. E hai speso 10 proiettili. Oh, questo volevo fare. Ora però dobbiamo cercare di andarcene da qui. Ok ragazzi, siamo tornati. Ovviamente sono morto, ma lasceremo lì le nostre anime e continueremo. Tanto lì non c'è niente. A parte, se andate in fondo a quella piazza c'è un muro e lì troverete un'arma, che è un'arma elettrica che in realtà si può anche comprare lì dai mercanti grazie a quello stemma del cacciatore elettrico che abbiamo trovato uccidendo la bestia, la belva oscura di Parl. Vabbè ragazzi, oggi puntata molto blanda, cerchiamo di fare le cose al meglio e andare avanti. Anche perché, posso dire la verità ragazzi, questa me ne vergogno anche un po', ma qualche giorno fa, ecco siamo morti qui e ce le riprendiamo. Qualche giorno fa, praticamente ieri, non ho avuto l'opportunità di giocare a Bloodborne, perché quelle che avete visto appunto erano vecchie di Pasquetta. Ecco la stronza che batte le cose. Oh, ve giuro ragazzi che mi mancava giocarci. Infatti, maledizione. L'unico problema è che in questi giorni devo registrare tanti video per... è buono. Non so, difficilissimi da battere sti nemici. Però vedete, ci ha toccato, appena ci ha toccato mezza vita, mortanto guerrieri di tuoi. Ma che cos'è? Un miscuglio tra ossa, boh. Sto registrando un sacco di video per il ROMS per non farvi stare senza. Magari chi non verrà o chi, insomma, gliene frega un cazzo perché magari è stata un'altra parte. Giustamente ragazzi, non vi lascio solo, c'è qualcuno che ci lancia robe. No, 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 non morire adesso Ettore. Meno male che c'ho tutto al massimo. Mannaggia tre. Poi vedete ragazzi, non so lui mannari, sono tipo pestiferi, pestilenti. E pensare ragazzi che all'inizio del gioco, anche off screen, il lupo mannaro, soprattutto quei lupi mannari che erano sul ponte, stavano lì
Yarnam, porca zozza. Porca miseria, ragazzi, erano i peggio boss, cioè morivo sempre lì. Invece adesso proprio coatto, vado, li pisto, li piallo, così a mio piacimento. Ok, no, dobbiamo prenderci la torcia perché sennò giustamente vi lamentate che non vedete niente. Insomma, ragazzi, sto registrando come un forsennato. E se devo essere sincero, negli ultimi periodi, da 4-5 mesi addirittura a questa parte, raramente mi capita di giocare se non registro. Oddio, una porta con tutte queste anime pietrifiche. Ah, yeah. Oh, sta buono, mamma mia. Ho fatto una cavolata a mettere il fulmine, ragazzi. Qua forse il fuoco era migliore. Che le bestie temono il fuoco. Sei morto, sì? Ah. Immortalità is the way. Insomma, questa è una cosa, non dico brutta, però sicuramente è una cosa che non mi dispiace, perché comunque, ragazzi, quando registro mi diverto tantissimo e faccio comunque quello che mi piace fare e non ci sparate. Tecniche termobili per noi. Però sai, ho comprato quella, la Master Chief Collection, per insomma recuperare Halo. Tra l'altro, ragazzi, una cosa che mi ha lasciato sconvolto, mo vi dico, non c'entra niente, eh. Tanto dobbiamo fare le tecniche termobili. Questi qui sono diversi, ci sparano. Ecco, no, questo invece ci attacca, ci vuole abbracciare. Delfino curioso. Insomma, una cosa che mi ha lasciato sconvolto, perché ho appena l'ho iniziato il primo Halo, ma comunque si nota il passaggio, insomma, di tempo, eh. Pensate, il primo Halo era la prima Xbox. Credo siano passati tipo, non dico 15 anni, ma 10 sicuri. Pensate quanto sono vecchio. Vabbè, dette queste cose, ragazzi, sono rimasto sconvolto dalla voce di Master Chief. Cioè, veramente, al primo. Poi ho letto che l'hanno cambiata, fortunatamente. Ma la prima, cioè, ragazzi, è ridicola. Che poi è la stessa voce di Majin Buu. Cioè, a genius. Io capisco, ragazzi, che quando la direzione di un doppiaggio è fatto coi piedi, succedono ste cose e altro, perché se avete mai visto, anzi guardato, forse è meglio, guardato One Piece in italiano, cioè capite, quella è proprio un'opera sfregiata dal doppiaggio e chi ne ha direzionato, cioè, il coso. Poi io non sono esperto, ragazzi, ma già che stravolgi il nome del protagonista, per me è già una cosa incredibile, anche perché il nome è importante ai fini della trama. Ma gli stessi personaggi, che magari posso capire, ragazzi, che chi decide gli attori non sa magari come va avanti il insomma l'anime. Però Cristina D'Avena, sarebbe opportuno che magari uno scegliesse la voce più simile possibile a quella originale. Invece sono sempre gli stessi che riciclano. Per esempio la voce di Frankie ma adesso non so. Intanto suoniamo i campanelli, ragazzi. Saniamo i campanelli e scappiamo. Magari ci viene in aiuto qualche cacciatore, visto che me l'avete chiesto, volete vedere questa cosa, questa feature. Insomma, quell'attore doppia altri 7000 personaggi con la stessa voce, vabbè. Comunque, a quanto pare non viene nessuno in nostro aiuto. Vabbè, questa era una piccola digressione. Qua sicuro, ragazzi, combattiamo, perché è uno spazio troppo ampio. Allora io dico di richiamare qualcuno che non se la trova più in tasca. Cioè, allora quando verrà qualcuno? Suoniamo i campanelli. Dai, qua combattiamo easy. Lo sapevo. La luna nera. Magari. Oh, ma suonano anche loro. Oh, raga, ve lo giuro, non è fatta apposta. Non lo sapevo. Cioè, sembrerà fatta apposta. Ho suonato prima io il campanello. E adesso loro. Oddio, effettivamente sembra fatta apposta, però ve lo giuro che non è. Sì. Che diavolo è? Raga, che schifo è, porca miseria. Cagato dalla luna.
Il rinato. Ah, il rinato. È questo il, insomma, quello di cui parlano gli iscritti. Non gli iscritti, ma gli iscritti. Ah, quel bambino, il Ah, però aspetta, ragazzi, mi sa che ci stanno quelle streghe che lo ilano, come si dice. Insomma, gli danno energia. Forse dobbiamo andarle a uccidere. Sì, 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 saliamo qui, andiamole a uccidere per prima cosa. Oh, che schifo, ragazzi. Io capisco che ogni scarrafone è bella mamma soia, ma questo è proprio abusato, cioè. Ma che ci tira l'immondizia, lo schifo. Forza, forza, uccidiamo queste qui che mi sa che gli ridanno l'energia, quindi mi sembra stupido andare a all'attacco. Se poi queste poi gli ridanno l'energia. Vai, fatte fuori tre. Facciamo fuori anche le altre tre. Anche 22.000 echi di sangue, quindi cerchiamo di non morire. Ok, uccidiamo questa qui. Vabbè, abbastanza schematica come cosa dal momento. Cerchiamo solo di non esporgerci troppo, perché questo qua tira tipo l'immo... Ecco. Ma che mi porto sfiga da solo, porca vacca. Suona, suona. Come direbbe un mio amico, mo che si è suonato canta. Proprio in un italiano proprio correggiuto. No, in realtà questo qui, ragazzi, una volta disse c'era traffico. Grandissimo, proprio pezzi incredibili. C'era traffico, questo ve lo racconto sti cazzi se moriremo, perché è divertente, almeno io penso. C'era traffico, ragazzi, noi stavamo a piedi, eravamo ragazzini, e c'era un tizio che suonava forsennatamente su il clacson, no? E suo amico mio gli tipo urla come un coglione, urla: suona suona dentro la fregna di tua moglie che c'è sta traffico. Che coglione, madonna. Suona dentro la fregna di tua moglie che c'è sta traffico, non si è regolato. Vabbè, scusate, ragazzi. Tanto noi ci mettiamo qua. Sembrava troppo bello metterci lì sotto. L'avevamo anche stunnato. Che dice? Abbiamo fatto una figura di merda. Che ha detto? Vabbè, ragazzi, ha spaciolato. Cioè, se morirò, morirò felice, perché mi sono ricordato una delle grosse risate. Oh, capite che puzza l'alito, però non così tanto. Cioè, poi quello gli disse: ah, che cacchio dici? Mamma mia, che spettacolo. Grossi applausi. Allora, io penso che dobbiamo colpire lì la testa. Non gli facciamo grossi danni, però, Oh, basta un po' con sti piedi. Però sì, penso la nostra strategia sarà quella. Sì, attraverso i muri. Ok, ragazzi, siamo tornati. Mi sono un po' potenziato, ho cambiato vestiti, e adesso vi faccio vedere uno shortcut che ho scovato mentre andavo lì, morivo e andavo lì. In realtà non è difficile questo boss, bisogna stare un po' concentrati. Allora, ragazzi, andiamo qui dove vi ho detto. Sì, è il mio odore, la mia puzza, è il mio fetore. Allora, ragazzi, prendete questo ascensore, che è quello che abbiamo sbloccato prima, e tuffiamoci qui. Boom. Vabbè, adesso arrivano tipo dei cani maledetti. Ma la cosa fantastica è che, vabbè, adesso uccidiamoli, che se no, anzi, non li uccidiamo. Date qui, ragazzi, sembra niente, invece è un teletrasporto. Non mi fate da nulla, cani. È un teletrasporto che ci porta direttamente allo stage prima dell'ingaggio della battaglia col boss. Oggi sto utilizzando, ragazzi, parole e confusione. Non abbiamo esplorato tutte quelle scale, me ne sono accorto, andando invece all'exploration. L'ho trovata, ragazzi, è fantastica, perché ci fa riscendere alla carovana. Ci siamo passati prima. Adesso noi scendiamo qui. Vabbè, prendiamoci i proiettili che non ci servono. Scendiamo qui giù. E guardate qua, dove siamo risbucati. Tac tac. Ecco lì. Andiamo. Salve a tutti, ragazzi, e bentornati da Mike Sciosha. Lo so, ragazzi, scusate, sono tornato io da solo e sto ridoppiando questa parte. Perché? Perché montando il video mi sono accorto che sta cacchio di parte è senza audio, è completamente senza audio.
Non so perché, probabilmente avrà scureggiato il mio game capture. Non è mai successo. Mi trovo sinceramente in difficoltà, ragazzi, perché non è cioè proprio senza audio, zero, completamente nudo. Avrei potuto reinserire il mio audio originale, però c'erano delle parti abbastanza silenziose, visto che stiamo affrontando il rinato. E niente, ragazzi, io veramente mi scuso, ma veramente mi inginocchio da te, mi tolgo il cappello, ma non posso rigiocarlo perché ormai il boss l'ho battuto. Insomma, vi carico questa parte. Sapete quanto io ci tengo alla qualità di quello che vi mostro, ragazzi. Sta cosa veramente. Cioè, vi chiedo scusa. Spero che possiate comunque apprezzare il combattimento. Vi spiegherò però allora, visto che questa parte, che poi era questo scontro col boss, vi anticipo che l'ho battuto, perché a questo punto è ovvio che l'ho battuto. E facciamo una piccola parte. Quindi ecco, ragazzi, scusatemi, veramente scusate. Non posso fare altrimenti. Perché è la battaglia col boss. Allora, vi posso spiegare come ho fatto, qual è stata la mia strategia. Magari qualcuno può recuperarla. Ragazzi, vabbè, non voglio continuare a chiedere scusa, però penso avete capito il mio disagio. Allora, ragazzi, avete visto che non sono salito a colpire quelle streghe? Perché mi è sembrato, ma questa è una cosa mia, che se vado sopra con le streghe e le uccido, il boss diventa più accanito, non lo so. Boh, mi è sembrata una cosa a me. A parte cali di frame come se non ci fosse un domani. E la mia strategia è stata quella di andare semplicemente sotto, ragazzi, sotto, e colpirgli le braccia finché non lo stuniamo. Avete visto che ogni tanto, tra virgolette, si sdraia. E nel momento in cui si sdraia, andate dalla testa e cominciate a colpire lì sotto la testa. Probabilmente, se utilizzate l'elettricità, togliete di più. Ma insomma, fatelo, ma potete anche non farlo. La cosa interessante però è che ci sono due cose da evitare di questo boss. Poi per il resto mi sembra abbastanza facile. È il vomito. A una certa, ragazzi, cerca tipo di vomitarvi qualcosa e lì vi becca e vi fa male. Quindi cercate di scappare sulle scale. A parte che qua mi sa che non lo fa mai, pensa un po'. E poi per il resto, ragazzi, appena vedete sta facendo queste cose qui, andate e colpitelo. Per esempio, adesso l'abbiamo stunnato. Andate in faccia al maledetto boss. E niente, lo prendete a spadeate finché non muore. In realtà è facilissimo, vedete, ci abbiamo messo 3 secondi. Preda uccisa e viva e viva! Devo essere sincero, quando l'ho uccisa ho goduto come un maiale, soprattutto perché quelle streghe continuavano a spararmi. Ma alla fine non facevano grandissimo danno, eh. Ci scrolliamo le spalle. Il mantello dalle spalle e accendiamo questa torcia. Ora, ragazzi, io sono tornato al sogno del cacciatore, quindi torniamo. Ora, tornato al sogno del cacciatore, ho fatto una scoperta interessante. Come vi dicevo nella scorsa puntata, l'abilità era un attributo che non ho mai capito fino in fondo. Invece adesso l'ho capito, oltre grazie ai vostre spiegazioni. Ma guardate, il livello che aumento con l'abilità, cioè, aumentando l'attributo abilità, mi aumentava di più la forza rispetto a se aumentavo direttamente la forza. Non so se si è capito, però praticamente aumentando di un punto la forza, l'attributo forza, il parametro aumentava solamente di 2 punti, mentre con l'abilità aumentava di tipo 3-4. Quindi ho deciso di aumentare l'abilità. Passa l'ambulanza e noi torniamo alla piazza dell'avvento perché si erano aperte delle porte. Ok, ragazzi, siamo tornati e andiamo a scoprire che cosa c'è dietro quella porta. In realtà io già lo so, infatti è bruttissima sta cosa, ragazzi, sta cosa posticcia. Tra l'altro penso che dovrò anche inserire una musica sottofondo perché è completamente senza audio. Vabbè, qua c'è una mummia, gli mette la mano sulla spalla, di compare, scompare. Ed eccoci qua, siamo stati catapultati di nuovo all'Aula Magna, a questo edificio. Ci siamo già stati, non so se ve lo ricordate, già una volta l'abbiamo esplorato completamente random. È quello che vi dicevo qualche puntata fa, cioè non è detto che stiamo andando per forza nella giusta direzione, magari, cioè non c'è una vera strada da seguire, ognuno fa quello che gli pare, insomma, vale nella strada che gli pare. Qua stanno tipo dei lombrichi, gente col cappellino, quindi penso che siano tipo gli allievi di questa scuola, di Beckenwerth. Problema, ragazzi, che ho riscontrato, e ve lo dico subito, che questi nemici, vabbè, nonostante li togliamo, perché vedete, li togliamo
siamo forti alla fine. Però hanno una elevata difesa contro gli attacchi fisici, solamente fisici. Mentre, vedete, con questi arcani vanno giù prima. È strano perché la mia lama di Ludwig è tipo overpower. Mentre, vabbè, pure la lama dentata è overpower. Però avete visto che comunque con l'attacco fulmine vanno giù più velocemente. Insomma, detto queste cose, ragazzi, c'è poco da vedere in questa parte, perché comunque abbiamo già esplorato la maggior parte di questa zona. L'abbiamo fatto diverse puntate fa. Intanto ho messo subito i sedativi, perché magari qua ho pensato che ecco, ci voleva fare pure la sorpresa questa. Non me lo ricordavo che era sceso dalle stelle proprio. Vabbè, niente, ragazzi, non è particolarmente proibitivo, ma state comunque attenti se lo fate. Ci sono sti nemici che lanciano schifo, beh. Vorrei dire sperma, ma probabilmente diventerei troppo volgare. Ma ormai l'ho detto, quindi scusate. C'hanno tipo l'innaffiatoio, ecco la parola giusta. Però, vabbè, l'unica cosa che mi ha divertito tantissimo fare in questo punto, a parte riscoppiare sti nemici, ho anche provato l'attacco con l'arcano, ma alla fine non è cambiato niente. A sto punto penso che siano proprio... Ecco, l'unica cosa buona di sta cosa posticcia è che posso fare delle supposizioni. Vabbè, insomma, a sto punto penso che questi qui siano proprio deboli al tuono. Perché guardate, 5 colpi per mandarli giù. Tra l'altro c'hanno pure il coppino, come si chiama quella cosa che si mettono in testa i laureati? Boh. Ma io non lo so, ragazzi, purtroppo io e la carriera accademica non siamo mai andati troppo d'accordo. Non perché insomma, non avevo voglia di studiare queste cose qui, ma ve l'ho già spiegato. Semplicemente perché è proprio uno stile di vita, almeno qui, ragazzi, almeno qua a Roma, è un macello. Vedete, quel nemico lì è stata l'unica cosa veramente divertente di questa esplorazione. Cioè, provare a buttarlo giù, che ha le mani fiammeggianti. Mi ricordano l'arma Ifrit, se avete mai giocato a Devil May Cry. Oh, se non l'avete mai fatto, ragazzi, giocatelo. Però non il Devil May Cry ultimo, quello remake spicciolo, mamma mia quanto era brutto. No, vabbè, brutto, cioè. Però, certo, se andate a scavare sotto la discarica de Malagrotta, sotto una montagna de merda, citazioni a Beverly Hills. Vabbè, vedete, non mi date mai un microfono in mano senza fa niente, perché proprio sfaciolo, ragazzi, sfaciolo. Tanto l'ho buttato giù ancora, no? Quanto ci metti, Mike del passato? Che stavo di... Ah, sì, no, io parlo dei primi Devil May Cry, c'erano questi tipo guantoni che sparavano fuoco, era veramente qualcosa di tamarro al 100%, ma anche devastante. Comunque, vedete, questa era l'aula magna, dove abbiamo trovato anche le uniformi degli allievi, che ho abilmente e sapientemente venduto al mercante, perché fondamentalmente non ci faccio niente, quindi boom, vendere. Anche l'abito dell'automa l'ho venduto. Magari qualcuno mi dirà, oh, scrigno, mi dirà, Mike, ma perché te li vendi, no? Perché danno un sacco di... Oddio, qua avevo fatto una battuta stupidissima, tipo, ho trovato la comunione e non è neanche la mia prima. Cioè, proprio... Bene o male che... No... Vabbè, l'ho ripetuta, quindi fa ancora meno ride. Però, cioè, pensate quanto non faceva già ride la prima volta. Cioè, proprio cose brutte. Vabbè, l'altra cosa interessante di questa esplorazione è questa qui, ragazzi. Vedete? C'è un ragno, che però io ho ucciso. Invece, ho scoperto che... Invece ho scoperto che, essendo caritatevoli con lui, ci avrebbe regalato tipo una posa, una nuova posa. Vabbè, che ne so, raga, io vedo un ragno che non si sposta, che me lo danno come, insomma, come obiettivo, io ovvio che lo vado a uccidere. Quindi, dette tutte queste cose, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui, perché sennò è veramente troppo noioso, io che parlo, voi vedete una cosa che non c'ha suono. Vi ripeto, penso ci metterò sotto una musichetta, che poi la musichetta è Bloodborne, non è che me la invento. Vabbè, quindi, ragazzi, veramente mi dispiace tantissimo questa cosa, è veramente una pugnalata per me. Però è successa, io spero che non accada mai più, perché cioè, ho cambiato 66 HDPVR per migliorare la qualità, bla bla bla, e poi magari succede questa cosa. Che sfiga.
Quindi ragazzi, niente, vi do appuntamento ai prossimi video. Io adesso qui avrò fatto sicuramente una tecnica termobili per uccidere tutti questi laureati. Anzi, o laureandi probabilmente, perché stanno ancora lì. Oppure dottorandi addirittura, pensavo. Vabbè, dette tutte queste cose ragazzi, io vi ringrazio. Spero che abbiate questo mio disagio, me ne dispiace veramente tantissimo. Vi ricordo che sarò al Romix venerdì, sabato e domenica. Quindi, oh ragazzi, vi aspetto, ci sono le magliette. Io sarò al padiglione 9, stand Divimove. Sarò anche sul palco venerdì e sabato, quindi vi aspetto. Un saluto a tutti da Max Roscia, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Your blood's gonna burn. I knew it was. The devil came. Made you bad for good. So death is coming. Purge this town. And oh,